In ottobre Churchill vince le elezioni. Nell'estate del 1952 si reca sul Lago Maggiore, all'Aveno. Soggiorna a pochi chilometri dal paese di Cittiglio, in provincia di Varese, dove vive la figlia di Tommaso David, a cui Mussolini aveva consegnato una copia del carteggio. David ha mostrato al nipote Claudio le lettere di Churchill contenute in un astuccio di cannocchiale. In quei giorni arrivano in casa emissari inglesi in cerca del carteggio. Churchill è venuto qui sul Lago Maggiore, dove era venuto per dipingere, però abbiamo avuto delle visite qui per poter avere l'indirizzo di mio nonno e che mia madre, che era la figlia che era stata politicamente più vicina a lui, intercedesse per queste cose, per questo dossier. La copia data a Tommaso David viene tenuta nascosta fino a quando non è restituita, probabilmente con la mediazione di Alcide De Gasperi, a Churchill, in Vaticano, alla presenza dell'ambasciatore inglese presso la Santa Sede nei primi anni 50. In cambio David, che era stato il comandante dei servizi segreti della Repubblica Sociale e dei sabotatori dietro le linee alleate, riceve una medaglia d'oro al valor militare dalla Repubblica Antifascista Italiana per aver partecipato a gruppi armati contro Tito. Nell'estate del 1952, anche Luigi Carissimi Priori, capo dell'ufficio politico della questura di Como, riceve la solerte visita di uomini dell'Intelligence Service. Carissimi Priori, fino alla morte, ripeterà che il carteggio esiste e che prima o poi verrà alla luce. Deve uscire. Io credo nella parola di certe persone. E De Gasperi era una persona rispettabilissima, credibile. La copia data all'ambasciatore Shirokuro Hidaka può essere stata distrutta a Berna al momento della disfatta giapponese, oppure, più probabilmente, è stata consegnata al governo statunitense attraverso Allen Dulles, il capo dei servizi segreti americani di stanza a Berna. È singolare che l'ambasciatore Hidaka, a guerra conclusa, dopo una breve prigionia e una soluzione in un processo per crimini di guerra, riprende l'attività diplomatica. Non solo, ma è anche il primo giapponese a cui il governo statunitense concede di ispezionare tutti i consolati del Sollevante negli Stati Uniti. Enrico De Toma, il tenente della Guardia Repubblicana, parte da Milano con i documenti di Mussolini, li recupera a Ginevra. Nell'aprile 1954 i documenti vengono pubblicati dal settimanale Oggi. Ma dopo 4 settimane la loro divulgazione improvvisamente e senza un'apparente motivazione si interrompe. Il carteggio torna alla ribalta nel 1957. Il figlio di Aristide Tabasso, Franco, pubblica in marzo un libro di memorie narrando le avventure spionistiche del padre. Ma la vera novità sono i capitoli che dedica ai documenti, circa 40 kg di materiale che il padre aveva recuperato fra il 45 e il 46 nella zona di Verona. Franco Tabasso affida la documentazione al Tribunale di Padova, che ha aperto un processo per la sparizione del cosiddetto oro di Dongo e per la morte di Gianna, Neri e altri partigiani. Tabasso presenta la sua voluminosa documentazione al Tribunale, non solo, ma fa intendere quali possano essere i possibili mandanti della morte del padre. Il processo di Padova intanto va avanti ed emergono importanti indizi sulla morte di Mussolini, sulla sparizione dei valori, sulla presenza di documenti importanti e sulla reale esistenza del carteggio Churchill-Mussolini. Mai si era stati così vicini alla verità, ma ancora una volta accade qualcosa che blocca il fiume in piena delle testimonianze. Era stata artatamente sparsa la voce che Neri era stato ucciso dalle formazioni comuniste perché era un traditore. La cosa più falsa di così era impossibile da pensare. Neri è stato ucciso, una persona limpida, questo si è saputo, e anche gli avvocati, diciamo, della difesa lo ammettevano, che era Neri, capitano Neri, era una persona di una limpidezza enorme.
così pure della Gianna, che era la sua donna. Nero è stato ucciso perché temevano, dato che era una persona limpida, chiara ed onesta, temevano che a un certo punto sarebbe venuto il re Graziano, che avrebbe parlato onestamente e sinceramente, avrebbe spiegato come si erano svolti certi fatti che riguardavano l'oro di Dongo e certi fatti che riguardavano movimenti politici. Come nel 1947 con il generale Zingales, quando il processo sembra prendere il giusto corso, 5 giudici popolari si ritirano per motivi di salute. Resta solo il giudice Silvio Andrighetti, che è sulle tracce della vera causa della sparizione di Neri. Anche l'avvocato Angelo Luzzani raccoglie una vasta documentazione senza riuscire a far luce sul mistero. Era molto amareggiato perché diceva: non riuscirò mai a scoprire la verità, non riuscirò mai a scoprire chi è stato, perché un conto è l'ordine, ma è un conto sapere chi è stato, chi ha sparato i colpi, chi l'ha ucciso veramente. Cosimo De Angelis era il questore politico di Como, aveva detto a mio marito: guarda che questo processo non si farà mai, e se puta caso si dovesse fare non andrà a buon fine. Infatti il processo, siccome andava tutto a loro sfavore, non è andato a buon fine, si è ucciso il giudice Andrighetti e il processo si è fermato. Il 25 luglio 1957 Silvio Andrighetti pranza in un ristorante di Como e viene colpito da improvviso malore. Il successivo 13 agosto, nelle prime ore del mattino, Andrighetti inaspettatamente si toglie la vita con un colpo di pistola alla testa. Il processo viene sospeso e non sarà mai più ripreso. Accertamento giuridico della verità, anche il cadavere di Mussolini viene a perdere il suo inquietante valore simbolico. Le sue spoglie, fino a quel momento occultate, possono finalmente essere restituite alla famiglia. A fine mese, il 30 agosto 1957, anche la vicenda del cadavere di Mussolini si conclude. Le spoglie, rinvenute sotto l'altare della certosa di Pavia, vengono ufficialmente restituite a Rachele Mussolini e alla famiglia. Una pietra tombale sembra calare non solo sui resti del duce, ma anche sulla possibilità di fare chiarezza una volta per tutte su questo che è il primo grande mistero della storia d'Italia nel dopoguerra, fino alla comparsa sulla scena di un altro protagonista, Bruno Lonati, ovvero il partigiano Giacomo. Sono io, dice Lonati, insieme al capitano dei servizi segreti John, ad aver ucciso il capo del fascismo. Sostiene che la causa vera della morte di Mussolini è la necessità improrogabile da parte di Churchill di entrare in possesso del suo carteggio con Mussolini. Questo spiegherebbe perché un ufficiale dei servizi segreti, John, in una caccia parallela e concorrente a quella dei partigiani, arriva per primo al rifugio di Mussolini e qui, assieme a Lonati, esegue gli ordini ricevuti: uccidere il duce e mettersi alla ricerca dello scottante carteggio. Dedica anni della sua vita a tentare di dimostrare questa verità, ma ovunque vada sembra che le porte siano per lui inesorabilmente chiuse. In Liguria è andato a ritrovare il partigiano Bruno, che aveva fatto parte del suo comando il 28 aprile 1945. Ormai è stata in questo momento. Scusa, non è. No! Mm-hmm.
solo due minuti. Mi dica pure di no, basta. Sì, sono in casa mia. Posso fare come voi. Siccome ci mandano da Viale Lombardia di Milano. Va bene, di Lombardia se non manca nemmeno. Perché lei abitava lì, ci manda l'anziano che. Ma in Italia, mi ricordi. Ci mandano loro. E stiamo documentando tutto quello che è accaduto durante. No, non mi interessa. Ma non è una cosa per farlo di mano. Che cosa in più ho detto? Mi aspettavo un diniego, ma con la posizione così decisa, sono in casa mia, posso fare quello che voglio, niente, arrivederci. Sì, però ha detto che ha ricordato nella Viale Lombardia. Che non era la Viale Lombardia, eccetera. Quello l'ha messo. Roberto Gervaso, che sta scrivendo un libro su Claretta Petacci. Gli fa leggere le sue memorie che Gervaso pubblica. In quegli stessi mesi, Lonati entra in contatto telefonico con John, che lo invita a Londra. Riconobbi la sua voce. Non era più un italiano bello pulito come il Tempore. E mi dice, eravamo alla fine di luglio, prima di agosto, che avrei piacere venire a Londra a trovarti, a vederci. Sì, vieni. Vieni e ti prenoto io un hotel. Lonati si reca a Londra con la moglie, attendendo invano John, che per impegni di lavoro rimanda l'appuntamento a Milano. In realtà non si farà mai più sentire. Nel gennaio 1982, Bruno Lonati scrive all'ambasciatore inglese a Roma, Ronald Arklus, chiedendo una documentazione dell'operazione di guerra compiuta con John, ma non riceve risposta. Il 2 febbraio si reca al consolato inglese a Milano, dove incontra il console Thompson, che dall'archivio tira fuori una cartella contenente le foto scattate da John ai cadaveri di Mussolini e Claretta. Non potevi vederle chiaramente, però intravidi che erano le fotografie che aveva scattato John quel giorno, quel 28 aprile. Thompson dichiara che è un diritto di Lonati avere la documentazione allo scadere dei 50 anni dai fatti, ossia nell'aprile 1995. Il 28 maggio 1982 Lonati scrive di nuovo al console Thompson chiedendo ulteriori informazioni. La risposta giunge su carta intestata del consolato britannico di Milano il 10 giugno 1982. Un funzionario spiega che Mr. Thompson sta andando in pensione e che i documenti richiesti da Lonati gli saranno consegnati senz'altro a tempo debito. Ma nulla accade. Con l'aiuto della moglie Carla pubblica quel 28 aprile, Mussolini e Claretta, la verità. Secondo Bruno Lonati, il vero nome di John è Roberto Maccarrone, un nome che appare fittizio. Il console Thompson gli avrebbe confidato che John, nel frattempo, ha fatto carriera, è diventato un dirigente dei servizi segreti britannici ed ha anglicizzato il nome italiano. Il nome, allora, però siamo nel 1982, Robert Maccarrone. Nel giugno 1995, Bruno Lonati scrive al nuovo ambasciatore inglese a Roma. La lettera resta senza risposta. Se si potessero vedere le foto scattate da Lonati dai corpi di Mussolini e di Claretta, con anche Lonati nel quadro, non ci sarebbero più dubbi.
Donati difatti andò al consolato britannico a Milano nell'81 per vedere le foto e gliele fecero vedere, e il console Thompson gli promise che a tempo dovuto le avrebbe restituite, ma da quel giorno ha temporeggiato il consolato. Essendovi un rapporto di fiducia tra vecchi colleghi dei servizi, pensai di rivolgermi a un amico all'ambasciata, chiedendogli se fosse possibile avere le foto. Dammi qualche giorno, mi disse. Quando lo rividi, disse spiacente, non te li posso far avere. Non mi disse non esistono, mi disse non te li posso far avere. Salutandomi mi strinse la mano e mi disse non ti preoccupare, puoi andare in onda tranquillamente. Signore e signori, tutti a bordo. Sta per iniziare una nuova crociera di linea blu alla scoperta dell'imponente promontorio di Capo Caccia, a pochi chilometri da Alghero, nella magica Sardegna. Vedremo la suggestiva Grotta del Corallo. Sorprese straordinarie. Fondali meravigliosi.